Non ho molto tempo a disposizione, però buonasera innanzitutto. La Juve raggiunge questa finale di Coppa Italia, ancora l'Inter, una storia praticamente infinita, viene da dire. Un'altra finale dopo quella di Supercoppa Italiana, la possibilità di rifarsi da parte della formazione di Allegri, che questa sera secondo me non ha sofferto tantissimo, è passata in vantaggio anche meritatamente, ha chiuso la partita proprio nel momento in cui la Fiorentina aveva anche un po' allentato la sua pressione a registrare qualche parata buona, anzi un paio ottime da parte di Perin, ma era anche normale che la Fiorentina facesse un po' la sua partita, tentasse così di naturalmente di raddrizzare il risultato. La Fiorentina aveva una sola opzione, che era quella di vincere la gara almeno segnando due gol, naturalmente ci ha provato fino in fondo. Però credo che la Juve non abbia sofferto più di tanto, credo che questa vittoria sia tutto sommato meritata, dopo una prestazione forse non eccezionale, ma siamo abituati insomma a vedere la Juve giocare in questa maniera. Questa sera secondo me però anche pure giocato meglio in alcune circostanze, e quindi direi che alla fine insomma la Juve accede meritatamente a questa finale di Coppa Italia, che ovviamente è piena di incognite. Intanto vi faccio vedere là dietro, come sempre, eccoci qua. Naturalmente devo ringraziare tutta questa gente che è sempre molto molto vicina, molto legata anche a questo canale, quindi che seguirà anche questo video come ha sempre fatto in tutti questi mesi, in tutti questi anni. Beh, sarà bello diciamo vedere, provare, affrontare. Va bene. Detto questo, mi chiedono del Piero Presidente, vabbè, insomma, poi affronteremo questo tema. No, dicevo, un buon primo tempo, un buon avvio della Fiorentina, poi la Juve ha preso anche un po' le misure, le distanze, è passato in vantaggio con un gol molto bello, tra l'altro, di Federico Bernardeschi. Direi un gol di ottima fattura, un tiro di collo, insomma Bernardeschi questi numeri li ha, lo facevo notare prima dell'intervista proprio a lui, ha segnato il suo 12° gol in maglia bianconera, due di questi li ha segnati alla Fiorentina, la sua ex squadra, insomma diciamo che a volte il calcio regala delle storie un po', no? Un po' particolari, un po' singolari, potrebbe essere stato anche l'ultimo gol con la maglia bianconera, anche se lui ha detto no, non ci penso, altri ancora dei traguardi da raggiungere come questa finale di Coppa Italia. Guardate là in fondo, sono rimasti naturalmente i tifosi della Fiorentina nel loro settore ospiti, anche piuttosto rumorosi direi i tifosi della Fiorentina, comunque hanno voluto ringraziare così la loro squadra. No, dicevo, la partita tutto sommato, insomma, io non ho visto la Juve andare particolarmente in sofferenza. Italiano si è molto arrabbiato con i suoi perché non riuscivano a mettere dei palloni in mezzo, ma non riuscivano a metterli in mezzo anche perché la Juve ha sempre fatto buona guardia e si è sempre molto ben comportata in fase di copertura. Ecco, la partita a parte quella di Dusan Vlahovic, ragazzi, molto 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 nervoso, l'ho detto anche durante la telecronaca, nell'intervento da bordo campo, qualche battibecco con i compagni, non gli piaceva come veniva servito, qualche scambio di vedute, civilissime per carità, con Allegri che gli chiedeva determinati movimenti, lui pretendeva, invece lui preferiva i palloni lanciati in avanti, come del resto rientra nelle sue caratteristiche. Se vedete i suoi gol sono tutti nati praticamente da palloni lanci in verticale, lui messo davanti alla porta. Non ha avuto molti palloni giocabili, però si è dato un grande affare e devo dire, guardando in panchina, scuoteva spesso la testa, era piuttosto arrabbiato perché insomma voleva sicuramente lasciare un sigillo importante in questa partita, specialmente contro la sua ex squadra. Diciamo che poi dopo, quando Danilo ha raddoppiato, comunque si è alzato, ha festeggiato assieme a tutti i compagni, poi questi sono momenti che passano. Insomma, complessivamente una Juve che sta tentando di raddrizzare la stagione, ha offerto una prestazione sicuramente migliore di quelle ultimamente messe in campo, specialmente quella contro Bologna, ma diciamo che non ci voleva molto per fare meglio della prestazione contro Bologna. Una Juve che accede alla finale di Coppa Italia, l'appuntamento all'11 maggio contro l'Inter, ancora una volta la possibilità di una rivincita di questa storia infinita. Una Juve che adesso deve concludere bene questo campionato, perché ha il dovere assoluto e inderogabile di arrivare almeno quarta e quindi conquistarsi un posto in Champions League.
sta svuotando lo stadio, vi faccio anche solo sentire qualche rumore, di Juventus Fiorentina 2-0, Juventus finale, ne parleremo, avremo modo di parlarne. Prossimo appuntamento Sassuolo, sarò presente personalmente. Ciao, iscrivetevi al canale, a domani.